i prodotti coreani più virali del momento e adesso li unboxiamo insieme. Questo potrebbe essere il momento in cui mi converto completamente alla skincare coreana. Vediamo se soddisfa le mie aspettative. Mi sono trovata super bene con questa crema solare di Round Lab, quindi volevo provare sia il detergente che il tonico. Quanto ho sentito parlare di questa marca, non questo in particolare perché l'altro è sold out. Sono praticamente questi dischetti che vanno super super di moda sia in Corea ma anche in Cina. Hanno le pinzette e all'interno ci sono praticamente questi dischetti che vai a utilizzare sia per i make-up oppure anche per la skincare. Chi ama la skincare coreana avrà sicuramente sentito parlare di questo siero e questa marca Centella. Infatti non vedo l'ora di provarlo, ma soprattutto loro due che sono praticamente le creme solari. Non avevo intenzione di comprare la full size, alla fine ho ceduto, però ho preso anche questa mini size. Questo l'ho visto virale ovunque, ma soprattutto su Olive Young. È questo siero di Gudal con la vitamina C che praticamente serve per schiarire le macchie e soprattutto per chi ha una pelle spenta, diciamo, ravvivarla. E qui abbiamo un altro pack. Qui abbiamo invece un cushion con SPF 40, come vedete è molto mini, quindi anche tascabile, per esempio tipo nelle borse. Secondo me è super comodo per, diciamo, riapplicarlo quando stai fuori. Qui invece dovrebbe essere un stick che toglie tutti i punti neri, da provare. Questa è una crema fatta a morisiero, invece questo qua è proprio un tonico che è molto simile secondo me a quello di Hailey Bieber, tipo milky. Non vedo l'ora di provarlo. Dai, questo sicuramente ne avete sentito parlare. Un'essenza che va a fungere anche da scrub. Ha questa texture molto appiccicosa. Poi ovviamente proverò tutto insieme, però sono veramente curiosa. Questo non lo so sinceramente, non me lo ricordo perché l'ho preso, sicuramente era tra le cose consigliate. Praticamente questo siero al miele propolis, comunque molto molto cute, mi sembra di averlo visto. Purtroppo questa qua non sono riuscita a comprarla in Italia perché l'avevo vista per un botto di tempo su Shopon, su o comunque su un altro sito, non lo ricordo. Praticamente la maschera vulcanica pore clay mask, sempre per i pori, che vabbè io non ho tanto, però magari sul naso sì. E le recensioni dicevano che lasciava una pelle morbidissima, ecco perché l'ho presa. Quanto riguarda il make up, sinceramente non è che mi interessavo così tanto, però appena ho visto questo contour che ha praticamente una colorazione che secondo me si adatta benissimo, molto freddo rispetto a quelli che trovo qua in Italia, ho detto why not. È fatto per il naso, quindi fatto in questa maniera secondo me è molto comodo. Io sinceramente una penna così non l'ho mai vista in Italia. Siamo tutti d'accordo che dovrei provare tutto in un video, vero? Un grazie speciale a YesStyle che mi ha inviato tutte queste cose. Fatemi sapere nei commenti. Bye! Sono un botto preoccupata perché è scappata la gattina del mio fidanzato. Ieri infatti ho messo la storia su Instagram e più che scappata lei è praticamente caduta, poi lei si mette ad avventurarsi, è spaventata e non riusciamo insomma a trovarla. Sono un po' preoccupata, non è neanche il mio gatto Jing, perché ti preoccupi raga, la dovete conoscere perché è veramente un amore, è veramente una bimba, è rimasta bimba, è una patatina ed è super affettuosa, soprattutto penso di sera sentirà freddo, che cosa sta mangiando, cioè sono tipo preoccupata per questo, capito? Comunque oggi praticamente no make up perché praticamente devo andare a fare un'analisi della pelle e quindi mi sto facendo solamente la skincare, ovviamente con l'acqua termale. Carina finita, mi sento proprio energica e pronta ad affrontare la giornata, proprio che mi sono presa cura di me stessa e adesso si va. Noi ci aggiorniamo sulle storie. Bye queens! Bye! Che rapporto avete con la mamma del vostro fidanzato? No, perché mi sono ricordata questa cosa che mi ha raccontato una volta una mia amica e che ci stavamo andando a pranzo insieme, volevo un po' capire. Questa mia amica praticamente mi ha raccontato che lei e praticamente la mamma del suo fidanzato hanno tipo un rapporto super strano. La mamma di lui praticamente la odia. E io tipo tutta scioccata pensavo, vabbè, a me meno male che non è mai successo. Oggi andiamo a provare anche questi due nuovi prodottini che ho visto virali ovunque. Comunque andiamo con questa palette che ho già swatchato da Sephora. Io ho visto, cioè la cosa che mi ha colpito di più è che ha una texture veramente molto leggera e soft. Poi soprattutto per i viaggi questa è veramente pratica e comoda perché avete tutto. Funziona veramente bene questa palette. Comunque adesso
Andiamo con i bronzer. No, stavo dicendo che mi ha raccontato così tante cose tipo assurde e io tipo, ma a me queste cose non mi succedono. Ho detto sicuramente fammi sentire un attimo le mie girls che hanno sicuramente un po' di drama da dirmi. Andiamo a fissare con questo di Morphe. Ieri praticamente ho provato un altro spray fissante di Tarte all'aloe. Provatela perché è veramente super fina e mi è piaciuta un botto. E noi ci aggiorniamo sulle storie. L'importante è che non faccia male perché ho paura. No, no. Cosa sto andando a fare alle 9 di mattina, il sabato sera, ragazzi? Oggi self-care day, girls. Quindi stiamo andando a fare una radiofrequenza. Mi sta piacendo un botto fare questi facials. Più trattamenti per il viso, ho fatto col laser. Voglio fare questa radiofrequenza e le borracce in macchina. Sono arrivata, c'è anche il parcheggio privato. Le amo. L'importante è che non faccia male perché ho paura. No, no. Allora, sicuramente sono molto molto più tonificata rispetto magari stamattina che ero super super gonfia. La sensazione di quando esci dal centro estetico, raga, è letteralmente bellissima, soprattutto perché ti sei presa cura di te, anzi, si sono presi cura di te. Sì, no, si nota un botto che sono molto più tonificata. Poi la ragazza mi ha detto che nei prossimi giorni si vedrà molto di più il risultato. Comunque, ha detto che va questo trattamento a, oltre che a tonificare, ti stimola proprio la luminosità della pelle, l'elastina e il collagene. Ha detto fammi sapere nei prossimi giorni se vedi qualche risultato. 24 lezioni di vita che ho imparato in 24 anni. Se quella cosa alla cui tenevi molto non accade, non ti preoccupare perché non era destinata a te. 10 volte su 20 un qualcosa migliore ti sta per succedere. Essere gentile ti ripagherà sempre nella vita, come essere cattiva ti ritornerà sempre indietro. Evita di condividere più cose possibile perché non sia mai se le tue amiche sono veramente tue amiche. Tu non sei quello che gli altri dicono che tu sia, tu sei letteralmente ciò che tu sai di essere e ciò che tu vuoi essere. Smettiamo di dare troppo potere agli altri. Ricordati che il potere ce l'hai te e non lasciare le altre persone comandarti. Meglio 100 volte rimanere privati, non dire mai niente a nessuno fino a quando quella cosa è successa. Lamentarsi non serve a niente, essere grati è la chiave per essere felici. Sei il riflesso delle persone che ti circondano, quindi meglio che ti circondi da persone positive. A questa sono veramente legata. È ok sentirsi diversa ed essere diversa? Non è una cosa che capirai subito, ma fidati di me, nel futuro capirai esattamente perché in quel momento ti sei sentita diversa, anzi, lo ringrazierai. È amico di tutti, non è amico di nessuno. Ops. Fidati della tua intuizione, soprattutto noi ragazze, quando ce lo sentiamo, c'è un motivo per il quale ce lo sentiamo, non è che siamo pazze come molte persone dicono, no. Ti devi fidare della tua intuizione perché se qualcuno te lo sta facendo sentire o se tu te lo stai sentendo, un motivo c'è. Stranamente, poi abbiamo sempre ragione. Quindi. Quello che dici a te stessa è veramente super importante, quindi fatemi il favore di dirvi cose positive, solamente cose positive, non cose negative che vi fanno stare male, ok? Invidia, lamentarsi non porta da nessuna parte. Sii felice per arti, congratulati e poi fatti il culo per raggiungere il tuo obiettivo. Fine. Non cercare di accontentare tutti perché alla fine accontenterai tutti tranne te stessa. Tutte le esperienze negative che ti succedono nella vita sono in realtà una lezione, quindi dipende molto dalla tua prospettiva. Se la vedi così è molto meglio perché ci impari qualcosa. Legata a questa, a volte succedono tantissime ingiustizie, quindi se ti è successo qualcosa di negativo, il tempo cura tutto. Ogni situazione che sembra così grande, così assurda, così più grande di noi, il tempo cura tutto. Compararsi può essere il più grande, diciamo, ladro di gioia, ma allo stesso tempo la tua più grande motivazione. Non scongiurare nessuno se non ti vogliono, se non ti invitano e perché non ti vogliono. Non ricordo dove sono arrivata, sinceramente, perché mi sono persa, però ultimo e non per importanza, non obbligarti a fittare in un posto se senti che non è per te. Soprattutto nelle amicizie, se non sono per te, non ti obbligare a uscire con loro. Troverai le tue persone, però in primis devi lasciare andare queste altre. Ovviamente fatemi sapere anche voi che cosa avete imparato, soprattutto se siete più grandi possiamo aiutare, diciamo, le ragazze più piccole. O comunque se avete avuto diverse esperienze che magari io non ho avuto, aiutatemi, mi fa super piacere. Poi ci aggiorniamo sulle storie. Bye!